Volontari e donatori, i veri protagonisti del mondo della solidarietà. Ecco gli elementi determinanti per il successo di un'associazione senza scopo di lucro. Buongiorno e ben ritrovati dal TG di SOS Malnate. Gestire un'associazione non profit vuol dire dover lavorare con ciò che si ha a disposizione, in particolare per quanto riguarda le risorse umane ed economiche. In questo senso, il volontario è certamente una figura centrale. Dedica il suo tempo libero al servizio del prossimo e coniuga la costante attività di formazione professionale al supporto logistico in contesti di promozione e di rappresentanza. È una figura che sceglie di dedicarsi a una causa nobile che ha molto da dare in termini di crescita umana e professionale. Il continuo scambio di competenze ed emozioni rappresenta infatti un modello da seguire non solo nel settore non profit. Ci sono poi i donatori, coloro che contribuiscono concretamente attraverso offerte e cessioni di beni alla crescita dell'associazione. Quante volte ci è capitato di inviare un SMS in favore di una realtà che svolge un'attività per noi fondamentale? E quante volte abbiamo assistito o partecipato a manifestazioni di solidarietà? Quanto ci pesa quell'euro? E quando possiamo donare, specialmente in questo periodo di crisi economica? La risposta è tanto semplice quanto importante. Tutte le volte che lo riteniamo necessario, perché ogni associazione ha un suo profilo, i suoi obiettivi e le sue difficoltà e può crescere tanto con una donazione cospicua quanto con l'euro di ciascuno di noi. Volontario e donatore sono due facce della stessa medaglia e contribuiscono in modi differenti a una causa comune. Se non ci fosse la possibilità di avere le due cose, i volontari e la finanza, l'SOS non avrebbe possibilità di esistere. Non importa quanto tempo o risorse tu abbia a disposizione, se decidi di sostenere una causa in cui credi, l'importante è che tu ne conosca appieno le motivazioni. Alla prossima!